serenità interiore, camminando con fiducia e con speranza. Gesù di compiere la cosa più importante quando lui sa di vivere il suo momento, sapendo, dice l'Evangelista, sapendo che era venuta la sua ora, lava i piedi, poi si siede e si consegna una volta per sempre sotto il segno del pane e del vino. Fa il grande memoriale. Volevo ripetere per me e per voi questa nota così importante, sapendo, e se questo è il momento di grazia, non dobbiamo compiere anche le opere della grazia, della fraternità? Io credo che ci sono tutti i segnali perché ognuno di noi possa dare il meglio di sé. Il Signore ci ha fatto il grande dono della sua vita. Noi non ci sentiamo soli, ci sentiamo protetti da Lui. Lui ha aperto una grande strada e soprattutto ci ha inserito in una vita che non ha mai fine. Chiudo questa luminosa assemblea con un invito, quasi ad indossare tutti il grembiule del servizio. A momenti io mi toglierò la pianeta, l'abito che indosso, e metterò il grembiule per compiere un gesto. Io chiedo ai miei discepoli proprio di accogliermi, perché per me è un onore poter lavare i piedi ad altri fratelli. Per me è commovente, è come toccare il Vangelo di Cristo. L'invito proprio nella nostra mutua grossa o nei luoghi dove abiteremo e abitiamo, di indossare sempre l'abito nuovo della grazia, dell'amicizia, il grembiule del servizio. E facciamo in modo che in questi anni ci possa essere un riconoscimento dell'altro come il fratello, come la persona con la quale siamo chiamati a crescere. Stiamo vivendo un momento difficile. La violenza di questi giorni, il terrorismo di questi giorni, ci dice che siamo ad un punto limite. Ecco perché abbiamo bisogno di un Dio che apra e ci apra all'intelligenza. Non possiamo disperdere questo patrimonio così grande, così bello. Il nostro popolo lo dobbiamo anche difendere, lo dobbiamo anche proteggere. Lo proteggeremo nella misura in cui porteremo avanti i nostri progetti di servizio, di amore, di amicizia. Con questi sentimenti continuiamo la liturgia di questa sera.
le nostre intenzioni. O forse le nostre intenzioni non riescono a trasformare le nostre vite in luoghi. Può essere un bar, può essere un luogo dove ci si incontra, ma credo qui è il problema serio di questi anni. Cominciamo dalle nostre parrocchie, cominciamo dalle nostre famiglie, cominciamo dai nostri condomini, cominciamo dalle strade, dai vicini. Troppe parole, troppe strette di mano che non significano nulla. Questo è il luogo dove bisogna sentire fortemente questo richiamo alla fraternità. Chiedo al diacono che ci indichi la strada. In Cristo, pane spezzato per la vita del mondo, scambiate un gesto di riconciliazione e di pace.